Ciao a tutti, io e i miei amici di Insmercato vi diamo il benvenuto a Un Sorriso in Cucina. Oggi voglio farvi una ricetta con la pasta sfoglia e userò quella della linea VitaWell che trovate negli oltre 480 punti vendita Ins, il posto giusto dove fare una spesa completa, conveniente e di qualità. E a proposito di qualità, l'ospite di oggi è la medaglia d'oro della qualità e condivide in pieno i valori di Ins legati al tema dell'igiene, dell'alimentazione sana e dell'attività fisica. Un atleta che non ha bisogno di presentazioni. Diamo il benvenuto ad Aldo Montano. Ciao Alessia. Ciao Aldo, sono contentissimo che sei venuto a trovarmi, ho grandi aspettative. Io e te dobbiamo fare una ricetta da campioni. Stai in guardia che ti mette fornello. E a proposito, guarda cosa ti ho portato Alessia, un tris di verdure. Ah, il tris di verdure della linea VitaWell. Questo risolve un sacco di problemi, soprattutto a chi ha una vita frenetica come la tua o come la mia. Tra l'altro, lega benissimo con la pasta sfoglia e quindi penso che ci potremmo fare una bella torta salata. Ci mettiamo poi del prosciutto cotto e l'abbiniamo con una vellutata di carote. Magnifico. Se volete farla con noi, procuratevi un rotolo di pasta sfoglia fresca, 200 g di prosciutto cotto scelto, una confezione di tris di verdure, tutti della linea VitaWell, e poi 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e mezza cipolla, 400 g di patate, 4 carote, 1 litro di brodo vegetale, sale e pepe quanto basta e 2 foglie di basilico per guarnire. Avete fatto uno screenshot? Allora possiamo procedere. Aldo, guarda quante sciabole ho preparato per te. Scegli la tua preferita. Grazie Alessia. Beh, mi sembra che per tagliare la cipolla sia perfetto. Prego. Vado. Io porto l'acqua a bollore e aggiungo il nostro brodo granulare. Io intanto scaldo l'olio in padella e se sei pronto con la cipolla... Io sono pronto. Che riflessi. Via. Fantastico. Allora, la cipolla si è fatta trasparente. Vogliamo aggiungere il tris di verdure? Sì. Allora, io mi occupo di questo, lo curo, come si dice. Brava. Tu potresti intanto tagliare la carota e la patata, che il brodo bolle. Perfetto. Salo. E aggiungo anche un pizzico di pepe. Aldo, ma tu differenzi il tuo regime alimentare nei momenti di riposo rispetto a quando sei sotto gara? Beh, io sono sempre stato molto attento a tutto ciò che è alimentazione. Sotto gara stai un po' più attento alle calorie, al consumo energetico. Quando sei libero puoi concederti qualcosa di... Anche nelle quantità. Soprattutto nelle quantità e cosa mangi. E qualche peccato di gola ogni tanto lo farai. Beh, qualche peccato di gola sì, sicuramente, dai, qualche dolce a fine pasto ogni tanto e un bicchiere di vino sì, ci può stare. Poi siamo italiani, la cucina italiana. Concordo. È la cosa più bella che ci sia. Poi Aldo, ma tu sei uno di quegli uomini che ama andare a fare la spesa oppure no? A me piace tantissimo andare a fare la spesa per i bambini, viziarli un po', comprarli un po' tutto quello che vogliono loro. Da Ins ho trovato invece una linea VitaWell, buonissima, senza lattosio. Io sono intollerante, allergico al lattosio e alla caseina. E trovo dei prodotti fantastici, dallo yogurt al latte ai formaggi, tutti completamente 100% senza lattosio. Pensa che VitaWell ha anche una linea senza glutine e una linea benessere. Il brodo è pronto, sì, mettiamo le verdure. Sì, sì, dai. Mentre le verdure per la vellutata sono in cottura, io prenderei la teglia. Se tu mi prendi la pasta sfoglia in frigo, poi ci troviamo in centropedana. Centropedana, va bene. Allora, ci metto il prosciutto per prima cosa. Bravo, puoi battere l'uovo. Questo prosciutto cotto appartiene alla linea VitaWell Benessere. È un prosciutto cotto scelto. Verdurine. Sopra. Vai, sì, sì, sì. Cospargo. Vai, proprio. Vado libero. Liberissimo. Ok. Benissimo, copriamo bene tutto il prosciutto e arrotoliamo i lati. La prendo il pennello e l'uovo. Vai. Spennello. Abbondantemente su tutti abbondantemente? I bordi. Eh sì, così viene una bella doratura. Ok. Vai. Aprimi il forno. Okay. Un gentleman che apre la portiera. Prego. E ci siamo. E adesso ci dedichiamo alla nostra vellutata di carote. Metto le verdure nel boccale.
aggiungo un pizzico di sale, filo d'olio e puoi mixare. Bellissima. Impiattiamo. Che bella crema. Allora, mettiamo prima un pizzico di pepe perché ci sta bene. Ancora un filo d'olio, se sei d'accordo, eh? Un filo, eh? Mi prendo questa responsabilità. Ok. Un ciuffetto di basilico, ci sta. Controllo la cottura della nostra torta salata. Beh, direi che è cotta. Apro? Vai. Bello il nostro mix di broccoli, carote e cavolfiore, tutti coltivati in Italia. Ed ecco la nostra ricetta, sana e gustosa direi. Torta salata con tris di verdure e prosciutto cotto, accompagnata da vellutata di carote. Grazie Aldo per essere stato qui con grazie me. Grazie a te, grazie a te. Senti, devo dire che oltre ad essere un campione sulla pedana, sei stato anche un campione tra i fornelli. Grazie, grazie. Grazie ai nostri amici di Insmercato, grazie a voi che ci avete seguito e ci vediamo prestissimo con un nuovo appuntamento di Un Sorriso in Cucina. Aldo, preferisci questa? No, voglio tutto questo. Ah.